Bentornati con il tradizionale appuntamento di Walter Zenga a calciomercato.com. Allora, la Lazio e l'Inter hanno frenato, il Milan è salito in testa alla classifica, Juve, Napoli e Roma si sono rifatte sotto, ci sono le prime sei squadre raccolte in soli 5 punti. In questi casi si dice campionato più bello perché è più equilibrato, oppure secondo te il livello è un po' sceso verso il basso? No, è più bello per tutti quanti, perché chiaramente tutti quanti possono sperare in qualcosa di grande, possono puntare a obiettivi più alti. Poi magari per qualcun altro era preferibile stare avanti 5-6 punti e guardare tutti in alto in basso, però secondo me è un bel campionato. Poi adesso c'è il derby, ci sono altre partite degli incroci interessanti, così è molto più interessante il campionato ovviamente. Infortunati di lusso, diciamo così, è Buffon. Del Neri ultimamente gli ha un po', diciamo così, tirato le orecchie perché non ha sentito la sua vicinanza alla squadra, non si è fatto troppo vedere a Vinovo nonostante stia recuperando dall'infortunio. Ma non so quali sono i rapporti, magari Del Neri l'ha detto così come sottolineare una cosa e da questo ne nasce una polemica inutile. Mi sembra strano che uno come Buffon, che ha un cuore grande come una casa, che ha sempre fatto parte della causa, che ha accettato anche di giocare in Serie B, mi sembra strano che sia così distaccato. Non credo proprio. Ma di fronte ad un'offerta indecente, la Juve potrebbe accettare di privarsi di un numero uno come Buffon? Io non isolerei la questione solo alla Juventus, la girerei ad esempio per quanto riguarda Kakà, per quanto riguarda Ibrahimovic, tanto David Villa del Valencia, cioè, tanto per citare dei giocatori veramente importanti che nessuno pensava che si potessero muovere dalle proprie squadre, invece si sono mossi.